questi sentieri bianchi e blu o tracce alpine, rispettivamente anche fuori dai sentieri, e professionalmente sono riservate alle guide alpine e non più ai semplici accompagnatori escursionistici. Sugli itinerari alpini, ma anche fuori da questi percorsi, non è garantita la presenza di un sentiero, quindi c'è una marcatura molto sporadica, solo che dà un'indicazione del percorso, per cui può capitare di doversi orientare, utilizzare i mezzi di orientamento, dalla lettura della carta, lettura del terreno, valutazione delle condizioni. Ecco, su un itinerario alpino, bianco e blu, bisogna saper riconoscere i pericoli legati alle meteo, legati a eventuali cadute dei sassi. Bisogna analizzare di più rispetto al sentiero bianco e rosso. On the first part of the journey, I was looking at all the... La guida ha una formazione molto lunga, molto impegnativa. Ricordo che quest'anno sono uscite in Svizzera solo 25 guide professioniste, quindi un numero molto basso. La formazione è molto impegnativa e selettiva. Vuol dire che quello che possiamo offrire dal profilo della sicurezza, della garanzia di un accompagnamento professionale è attestato da questa formazione che è di alto livello. Per me è servito tantissimo aver lui davanti. Ma anche quando vado con qualcuno che è capace, io sono più tranquilla. Non devi pensare a nient'altro che il percorso, ecco. Non è che devi seguire il sentiero, devi cercarti tu il sentiero, qua è tutto fatto. Vedete, siamo proprio sopra Olione. Il grosso del dislivello l'abbiamo fatto, un'oretta, un po' tosta. Adesso inizia il su e giù sulla cresta, un po' più tecnico. Niente di che, però ecco, fare un po' tensione diventa un po' più esposta. Per me essere guida alpina ticinese vuol dire sì, andare a fare qualche cima, qualche 4.000 fuori dai confini, andare anche a scoprire delle zone nel resto delle Alpi, ma soprattutto dare valore al nostro territorio, quindi accompagnare persone, amanti della montagna, alla scoperta del nostro territorio, fuori magari anche dagli itinerari più classici, proprio perché abbiamo una ricchezza enorme in Ticino che va valorizzata ad ogni modo. È un bel punto dove si scende ancora con le corde. Una traversata in cresta, la via alta della Carassina, definita T5 come difficoltà per l'escursionismo, quindi un escursionismo alpino di un certo impegno, non il massimo. La via alta della Verzasca, per esempio, è di un grado superiore. È una via che si percorre in 5-6 ore circa, che non richiede particolari doti se non un po' di allenamento e soprattutto non aveva vertigini. Toccate con il dito? No. Che è uccide, dove sta sarebbe, devo capire. Cinetica? A talco. La passione della montagna ce l'ho avuta dall'adolescenza e ho cominciato a frequentare corsi nel club alpino, nei gruppi dei giovani, sono diventato poi responsabile dei giovani del Casticino. L'anno prossimo sarà 20 anni che sono guida alpina diplomata e soprattutto legato al piacere di accompagnare la gente in montagna, di stare in compagnia, in gruppo e di regalare a chi mi accompagna anche delle emozioni, dei momenti piacevoli durante la giornata, ma anche durante la serata, e di coltivare anche questo rapporto umano.
Abbiamo un gruppo, alcuni dei partecipanti hanno già iniziato il corso di alpinismo presso la sezione Alpino, quindi hanno già delle nozioni base, altri meno, però fisicamente pronti, senza paura. Siamo stati nei tempi, le condizioni erano ottime, non era troppo caldo, è andato tutto molto bene, direi. Quando hai visto tutte queste belle cose come quelle che abbiamo visto oggi, soprattutto, torni a casa che sei felice.